Buongiorno a tutti voi. Oggi andiamo a fare una ricetta ipocalorica. Infatti qui abbiamo gli ingredienti per un totale di 360 calorie. Andremo a fare gli spaghetti col tonno, tipico. Useremo del tonno naturalmente al naturale, non con l'olio. E quindi gli ingredienti sono 50 g di spaghetti integrale, una scatoletta di tonno al naturale, circa 50 g. Abbiamo 150 g di pomodorini freschi, tagliati in 3 o in 4. Abbiamo dei capperi, uno spicchio di aglio e due peperoncini. Uno andremo a usare per questo tipo, per questa ricetta, per gli spaghetti, e uno andremo a sminuzzare per mettere dentro a un'insalata di spinaci, circa 30 grammi di spinaci. Poi abbiamo il pepe, il sale e due cucchiaini di olio, di cui uno andrà a finire nel sugo e uno lo metteremo negli spinaci. Utilizzeremo poi il succo di limone per gli spinaci. Andiamo ad assemblare la ricetta. Bene, abbiamo messo a cuocere gli spaghetti, tra 5-6 minuti saranno pronti. Abbiamo messo lo spicchietto di aglio, il peperoncino e i pomodorini. Adesso è arrivato il momento di inserire gli ultimi ingredienti. Naturalmente va salato e pepato. Quindi andiamo a inserire i capperi. E il tonno. Tra 2-3 minuti il sugo per i spaghetti sarà pronto. Quindi poi li andiamo a togliere dall'acqua e andremo ad impiattare. Spaghetti integrali al tonno con i pomodorini e i capperi pronti, visivamente bellissimi, anche il profumo è quello tipico della pasta col tonno. Degli spinaci conditi con abbiamo messo un peperoncino rosso piccante, un filo di olio, un cucchiaino di olio e il limone da strizzare. Detto questo, questa è una ricetta di circa 360 calorie. Se volete ubriacarvi, sollozzarvi, potete mettere benissimo un calice di vino bianco, mezzo calice di vino bianco, per arrivare alle 400 calorie. Detto questo, vi auguro buon appetito e vi chiedo ancora una volta di iscrivervi al mio canale YouTube. Inoltre vi dico che per fare una dieta non c'è bisogno di mangiare male. Quindi questo piatto ne è la prova. Questo è un piatto che basta calcolare bene le calorie degli ingredienti e quindi dopo si fa un buon piatto. Grazie di tutto.